Buongiorno carissimi amici di Lei Channel Italia e benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con la Sacra Scrittura. Il versetto che ci viene proposto oggi, giovedì 21 luglio, si trova in Apocalisse al capitolo 19, il versetto 1. Io però desidererei leggere anche il versetto 2, sempre per completezza. Il versetto dice così: E dopo queste cose udii nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio, perché veraci e giusti sono i suoi giudizi, poiché egli ha giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparso dalla sua mano. In questo versetto troviamo un riassunto stringato di cosa succederà dopo la caduta di Babilonia e il conseguente ritorno di Gesù. Questo versetto mi ha fatto ricordare una conversazione particolare avuta con una mia carissima amica proprio riguardo la fine del mondo. Lei era letteralmente terrorizzata al solo pensiero di parlarne, pur non essendo pienamente a conoscenza di tutti i dettagli che la Bibbia ci racconta a riguardo. Molto serenamente le spiegai che io non vedo l'ora che arrivi il giudizio finale, l'apocalisse, tra virgolette, come di solito si sente dire. Gli occhi di questa mia amica mi fissavano sempre più attoniti e probabilmente lei non capiva esattamente che cosa intendessi dire. Così continuai a parlare, spiegandole che prima di tutto Dio ha promesso in Apocalisse 3:10 che ci custodirà nell'ora della prova. E poi, come dice Tessalonicesi 4:16, ci rapirà sulle nuvole del cielo e saremo sempre con Lui, in un posto che Lui stesso ha preparato per noi, come dice Giovanni 14:2. Dopo questa breve e semplice spiegazione, gli occhi di questa mia amica hanno cambiato totalmente espressione, perché si era resa conto del dono meraviglioso che il Signore ci fa come Suoi figli. Prego nel profondo del mio cuore che anche lei possa far parte dei fedeli che diranno, come abbiamo letto, Alleluia, la salvezza, la gloria e l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Amen.